Ciao a tutti, io sono Ilenia, benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Mi perdonerete per il ritardo e per le condizioni, ma non so che cosa devo fare prima. Comunque, oggi andiamo a vedere le 5 serie TV, altre 5 in realtà, che non ho intenzione di guardare, che non guarderò mai. Allora, la prima serie TV è The Mist, La nebbia in italiano. Non è che questo titolo mi piace molto, anche se in realtà è effettivamente la traduzione letterale di The Mist. Però comunque è una serie TV statunitense, horror fantascientifica, perché è stata tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King, che è appunto horror fantascientifico. Vi do qualche informazione generali: è del 2017, una stagione autoconclusiva, 10 episodi di 40-50 minuti ciascuno. Vi leggo anche la trama. Una misteriosa e fitta nebbia avvolge una cittadina degli Stati Uniti, perché è statunitense questa serie, anche il libro, dato che anche l'autore giustamente è americano. Presto tutti si accorgeranno che qualcosa di malvagio si nasconde dentro la nebbia, qualcosa che uccide i cittadini o chiunque tenti di oltrepassarla in modo inspiegabile. I sopravvissuti si nascondono in alcuni edifici della cittadina, dove emergono divergenze personali che rendono difficile la convivenza, e mentre il male si trova a pochi passi da loro. Allora, sicuramente è interessante, oggettivamente può essere una buona serie TV, però non ho intenzione di guardarla almeno per il momento, perché uno, devo leggere prima il libro, e secondo, per leggere prima il libro dovrei dare precedenza appunto a The Mist, che non voglio dargli al momento perché ho letto già diversi libri di Stephen King uno dietro l'altro. Mi vorrei un attimo staccare da lui, dalle sue storie, non perché non mi piaccia, anzi a me lui piace molto, però do la precedenza ad altro al momento, anche perché dei libri che ho letto già di Stephen King, ho visto anche gli adattamenti cinematografici, che non sono pochi. Al momento solamente La bambina che amò Tom Gordon, che ho letto già, non ha un film o una serie TV, diciamo, sul grande e più piccolo schermo, quindi l'unico è quello. Poi il resto, bene o male, ho letto e ho visto molte cose di Stephen King, quindi al momento non mi interessa per questo motivo, però comunque potrebbe essere interessante, potrebbe avere un potenziale per i miei interessi in futuro, chissà, non lo so. Poi la seconda serie TV, che questa sicuramente non la guarderò mai e poi mai, e mi perdonerete se a voi piace, è Glow. Non mi chiedete cosa significa questo acronimo, perché non lo so dire in inglese. È una serie TV statunitense con 3 stagioni di 30 episodi complessivi, quindi immagino siano 10 ogni stagione, non lo so, e comunque durano dai 25 ai 45 minuti circa per ciascuna puntata, e tratta di wrestling, che a me ha smesso di suscitare interesse tipo 10 anni fa, anzi pure 10 anni fa, insomma. Se l'avessero fatto uscire nel momento in cui io avevo 10-11 anni, 12, forse l'avrei guardata, perché a me piaceva molto il wrestling all'epoca, però col tempo ho perso interesse, quindi anzi, devo dire che non mi piace, non mi suscita nessun tipo di interesse, non so perché dovrei guardare mai il wrestling. Potrebbe sicuramente interessare voi che guardate il wrestling, non lo so, non voglio però buttare merda su questo sport, o disciplina, penso più disciplina, perché io rispetto tutti gli sport e tutte le discipline del mondo, ma a me non piace semplicemente, quindi non ho intenzione di guardare questa serie del wrestling, mi annoierebbe molto. Poi la terza serie TV che non ho intenzione di guardare è Mad Men, che è una serie TV che è andata in onda negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2015. Sono quindi 7 stagioni e ogni puntata dura circa 50 minuti. Allora, vi leggo la trama. Ambientata nella New York degli anni 60, la serie tratteggia le vite di alcuni pubblicitari che lavorano per l'agenzia pubblicitaria Sterling & Cooper di Madison Avenue, concentrandosi in particolare sulle vicende del suo direttore creativo, Don Draper, penso si dica. L'ambientazione della serie trae i mutamenti sociali in atto negli Stati Uniti in quel determinato periodo storico.
Fra gli eventi citati nel corso delle varie stagioni, la campagna presidenziale che contrapposse John Kennedy a Richard Nixon, la crisi dei missili di Cuba, l'assassinio di Kennedy, le lotte per la conquista dei diritti civili degli afroamericani il 1° a lunaggio. Allora, sicuramente potrebbe anche questo essere potenzialmente interessante, però siccome è un periodo un po' pieno per me, soprattutto a livello universitario, non ho intenzione di guardare serie TV così lunghe, perché sono 7 stagioni, ogni stagione ha 13 episodi, l'ultima ne ha 14, e poi durano anche 50 minuti ognuna, quindi io non ho il tempo materiale per guardare serie così lunghe. Serie TV così lunghe che io sto guardando è perché in realtà le ho iniziate in passato, e quindi quando avevo più tempo, e adesso devo recuperare solamente quell'episodio che esce settimanalmente. Comunque, al momento non mi interessa neanche di cosa tratta, non mi ispira sinceramente, però insomma vedremo un po' in futuro, ma al momento anche meno. Poi, un'altra serie TV che non mi interessa guardare è Poirot, che è dedicata appunto alle vicende di Hercule Poirot, che è il protagonista, uno dei protagonisti più importanti di Agatha Christie, che è nata in onda tra il 1989 e il 2013. Un giallo, ovviamente, come i libri. Sono 13 stagioni, 71 episodi che vanno tra i 50 minuti a un'ora e mezza. Quindi, in questo caso, non mi interessa uno perché devo leggere prima i primi libri e sono un po' accantonati quelli di Agatha Christie perché ho altre priorità. Due, stanno uscendo i film al cinema, quindi voglio dire, preferisco guardare i film che una serie tipo così lunga, anche se in realtà guardare un film di 2 ore e una puntata di 1 ora e mezza, bene o male è la stessa cosa, però non lo so, il film mi dà un senso più di, non lo so, fare prima. Però comunque ho altre priorità e non mi piace l'idea che Poirot abbia una serie TV, non lo so, perché ho questa impressione negativa di questa serie. Magari, non lo so, potrei provare a vederne una, ma sinceramente no. Anche se poi ogni episodio è a sé stante, quindi come se fosse un film ogni puntata, non lo so, vedremo un po' cosa succede in futuro, ma al momento non mi ispira sinceramente, quindi no, non la guarderò. Un'altra serie TV che non mi interessa guardare, e qui sicuramente qualcuno mi verrà a cercare a casa, è Buffy l'ammazzavampiri, ebbene sì, non mi interessa. È nata in onda negli Stati Uniti tra il 97 e il 2003, horror fantasy, vabbè, fantascienza, ma quello che non mi interessa, quello che mi fa un po' scappare da Buffy è che uno dei generi che è stato indicato qui su Wikipedia è il dramma adolescenziale, commedia drammatica, cioè tipo. È un genere che a me al momento non mi interessa, perché ovviamente ho 24 anni, non sono più un adolescente, quindi mi sto allontanando sempre di più dal dramma adolescenziale, appunto, dal drammatico, dal drama, e quindi anche meno. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti. Uno, se mi consigliate una di queste serie, cercate di convincermi a guardarne almeno una, se volete. Due, se volete, potete scrivermi anche quali sono le serie TV che voi non guardereste mai. E se c'è una che io ho visto, vi consiglierò e vi cercherò di convincere a guardarla. Quindi facciamoci questo scambio. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!